Poi, se parliamo dell'invasione tedesca, a Urbino, se non erano gli ultimi giorni della guerra, non avevano fatto danni. Niente di meno che al granarone del castello là, ci avevano fatto la caserma. E c'era un intavolato alto che cercavano il Granturco prima. Poi là c'erano le truppe, sotto e sopra. Quelli dal piano sopra guardavano le finestre da fronte al granarone. E c'era un prosciutto appeso. Era vostra pure nome e cognome di chi era il prosciutto. Era di Bernabei Antonio. Era. Allora c'era un prosciutto appeso. E sai i ragazzi come sono fatti? I militari? Sono andati per strada, hanno fatto la torre uno sopra l'altro, sono andati alla finestra e si sono piato il prosciutto. E l'hanno affettato un po'. Il giorno appresso c'è andato questo contadino, c'è andato, non ci ha trovato il prosciutto. E da chi va? C'era un tenente che comandava la guarnigione qua, e è andato dal tenente a reclamare, come chi lo vedo adesso. Ha riunito tutte le forze di Urbino, cucinieri, tutti in piazza. Quello che gli diceva non lo so perché non lo capivo, ma abbaiava come un cane. Proprio l'ha ridotti, quando ha rotto le righe, dopo mezz'ora è riuscito mezzo prosciutto, perché mezzo se l'erano mangiato. Ha portato un asciugamano nuovo e voleva più l'asciugamano che al momento il prosciutto. E ha fatto ricontegnare questo prosciutto. Linz si chiamava, Linz, buono, era un maestro tedesco. Veniva sempre a pranzo, faceva vita quasi comune con noi. In casa nostra, da Ugo, maestro di scuola. Ma dopo quando è andato su, ha chiamato per essere aiutato, perché pare che se la passassero malissimo. Era una brava persona, era uno che... se poteva aiutava il paese. Dopo però quando vennero su quelli di Cassino, allora fu diversa la cosa.